Una misteriosa sfera di grandi dimensioni è stata avvistata sulla cima di un albero di una città del Messico. Il curioso ritrovamento, corredato da un paio di fotografie, è stato annunciato su Facebook dal dottor Isidro Canoluna, un ex meteorologo dell'Osservatorio Meteorologico di Tacubaya, a Città del Messico, che per anni ha lavorato col governo federale messicano. Da alcuni anni l'esperto si è specializzato nel produrre rapporti meteorologici per i numerosi follower che lo seguono sui social network. Si tratta sicuramente quindi di una persona affidabile. Comunque, tutto è iniziato domenica 31 luglio, quando l'oggetto è stato visto cadere dal cielo da alcuni testimoni. La sfera è finita sulla cima di un albero, nella frazione di Lomas de Rio Medio 4, nella zona nord della città di Veracruz, come riportato dallo stesso Luna. Chi ha visto precipitare la sfera ha detto che emetteva un suono, ma non era infuocata come ci si aspetterebbe da un oggetto che rientra dallo spazio. Anche il fatto che si sia adagiata su un albero lascia piuttosto perplessi. Nel suo post Luna ha specificato che l'oggetto sembra fatto di plastica molto dura, oppure di una lega metallica particolare. Inoltre, sembra avere un'antenna, come si evince dalle foto. Il meteorologo ha scritto che potrebbe trattarsi di un pezzo del raggio cinese Long Mars 5B, caduto sulla Terra senza controllo nei giorni scorsi, ma come è noto, le parti sopravvissute al rientro in atmosfera sono finite nel sud-est asiatico, decisamente lontano dal Messico. Inoltre, come già indicato, la sfera non presenta i segni di bruciatura tipici di un oggetto proveniente dallo spazio. Non a caso il dottor Jonathan McDowell, astrofisico dell'Università di Harvard e dello Smithsonian Center, specializzato in detriti spaziali, ha affermato di dubitare che l'oggetto possa essere correlato alla spazzatura spaziale. Cito testualmente: "Sono dubbioso di questo, non si presenta immediatamente come un detrito spaziale. Anche il tempismo è sospetto, non può provenire dal razzo cinese che è caduto da un'altra parte del mondo, ma potrebbe essere una bufala per imitarlo. Avrei bisogno di una foto molto migliore per dire qualcosa di sicuro." Il professor Marty Sweeney, docente di ingegneria spaziale di fama internazionale presso il Starry Space Center nel Regno Unito, ha rilasciato in un'intervista che potrebbe essere un serbatoio di titanio proveniente dallo stadio di un razzo esaurito, ma anche lui sottolinea che non sembra essere scolorito dal calore del rientro, né risulta danneggiato da un atterraggio ad alta velocità, ed anche secondo lui non avrebbe nulla a che fare con lo stadio del razzo cinese. Comunque, in un successivo post, il dottor Luna ha spiegato che la sfera è stata rimossa da un team specializzato che lo ha incapsulato con tutte le misure di sicurezza necessarie. Era stato infatti raccomandato ai presenti di non avvicinarsi e di non toccare l'oggetto per il potenziale pericolo di radioattività. Aspettiamo quindi un commento ufficiale da parte delle autorità messicane. Inutile dire che l'avvistamento ha suscitato molta curiosità tra gli appassionati di UFO, o meglio UAP, come vengono chiamati oggi, e in molti sperano in un oggetto alieno. Tuttavia, c'è chi ritiene che si tratti di uno scherzo, che al momento sembra essere una delle spiegazioni più plausibili. Ma fammi sapere cosa ne pensi tu, se credi che si tratti di uno scherzo, oppure di un serbatoio di qualche astronave, o addirittura dei resti di un UFO. Fammelo sapere, ti aspetto nei commenti e ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale ti basta un like e un'iscrizione nel caso non fossi iscritto. È gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata e potrai continuare a cercare storie e fatti per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nella prossima storia e nel prossimo video.